Rivoluzione siciliana, lei è qua a Zafferia, ma solo per mangiare, com'è? Io veramente sarei candidata. Candidata. E da circa 20 giorni faccio 15 km al giorno. Perfetto, allora ci dedicherà un minuto poi. Grazie mille, io sono vera così. Mangio anche con la bocca aperta se è il caso, se devo rispondere a un simpatizzante. Che dicono quindi le previsioni per, ormai siamo agli sgoccioli della campagna elettorale? Guardi, previsioni... Penso che comunque non ne possiamo fare perché non abbiamo il satellite. In ogni caso, tutto ciò che viene dato tramite internet, che non è uno strumento affidabile, dato che comunque comprende una fascia di età molto ristretta. Le persone anziane non utilizzano internet, non utilizzano Facebook. In ogni caso, la gente ci ha dato un bel riscontro e secondo noi il 5% lo supereremo con il tempo. Ma lei vedo che è molto giovane, come mai ha scelto di fare politica e quindi di candidarsi alle regionali? Perché sono incavolata a mera e perché ho una figlia di quasi 12 anni, quindi comunque spero in un futuro migliore. Le volevo chiedere una cosa, tutti i partiti parlano di rinnovamento, lasciamo stare, mettiamo da parte la vecchia politica, lo dicono tutti, ma bisogna credere a queste cose o no? Bisogna, visto che è diventato un luogo comune. Bisogna ecco, soprattutto averne consapevolezza, perché si può avere un credo, una fiducia, ma bisogna essere anche consapevoli di quello che si dice. Quindi se io ho consapevolezza del fatto che comunque c'è uno spreco, sicuramente farò in modo che quello spreco non avvenga più. Come a casa mia non uso una bottiglia di detersivo per lavare il pavimento, ma ne uso solo un tappo. Se dovesse essere eletta, la priorità a cosa la darebbe? Sicuramente alla riduzione del 50% di tutti i costi della burocrazia, della politica e delle amministrazioni. Buonasera a tutti. Per far ridurre appunto lo spreco, il consigliere comunale Ivano Cattello. Tante altre cose possono essere risolte in tempi brevi. Ok, la ringrazio.